Come cosa bisogna fare per risolvere questa situazione? È stato un incontro molto acceso, quello con le associazioni di categoria, i comitati, gli operatori balneari, i commercianti e i residenti colpiti dal maltempo che il 5 e il 6 febbraio scorso ha flagellato la costa, provocando danni alle spiagge, alle attività commerciali e alle abitazioni. La riunione è stata convocata in municipio dal sindaco di Fano Massimo Seri per fare il punto della situazione, assieme all'assessore ai lavori pubblici Paolini, al dirigente del settore Giangolini e al direttore tecnico di Aset Spa Romei. Durante l'incontro però, se da una parte erano tutti concordi nel pretendere risposte dall'amministrazione comunale, dall'altra ognuno voleva far valere le proprie ragioni. Si sono verificati infatti dei contrasti tra i residenti che volevano la priorità nell'affrontare l'argomento, visti gli allagamenti subiti, e chi invece voleva preservare la stagione turistica, considerati i danni ingenti creati dalle mareggiate agli stabilimenti e alle infrastrutture. Ci sono stati più diverbi, sono volate parole forti e c'è chi si è alzato ed è uscito dalla sala della Concordia. Lei ha sottolineato l'importanza di creare sinergie, quindi di essere coesi. È l'unica arma vincente, perché ritengo che soltanto se stiamo uniti, ma uniti anche sotto l'aspetto territoriale, magari unendoci anche ad altri comuni, si possono vincere quelle battaglie che devono essere fatte nei confronti della regione, ma non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, e singolarmente non andiamo da nessunissima parte, come è stato dimostrato questa mattina. Non sono mancate stamattina le forze dell'ordine, la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che anche nei giorni successivi all'alluvione hanno lavorato assiduamente, ma l'attenzione oggi si è concentrata sugli interventi già in atto per ripristinare la situazione, a partire dalla passeggiata di Sassonia, Viale Ruggeri, e ad alcuni lavori lungo i corsi d'acqua, altri invece che partiranno la prossima settimana. La settimana prossima contiamo anche di affidare un intervento lungo il rio Crinaccio per allargare la sezione idraulica sotto via Ammiraglio Cappellini, che è il punto più critico del corso d'acqua, quello che dà più problemi durante anche le ultime esondazioni. Poi una cosa molto importante da dire è che è stata firmata ieri dal sindaco la convenzione per la realizzazione delle scogliere alla Sassonia fino al porto. Questa convenzione prevede che entro l'anno, finite le procedure di valutazione di impatto ambientale e di gara d'appalto, vengano affidati i lavori, quindi contiamo entro dicembre di affidare i lavori per la realizzazione delle scogliere, quindi speriamo, insomma, per la stagione del 2016 di averle realizzate. Ad elencare le priorità degli interventi di ASET è stato invece il direttore tecnico Marco Romei. Per quanto riguarda gli scolmatori di via Ruggeri e via del Bersaglio, abbiamo messo nella programmazione quadriennale dal 2014 al 2017 la realizzazione dello scolmatore di via Pisacane. È un'opera molto importante, del valore adesso stimato preliminarmente di circa 4 milioni, e dovrebbe consentire, anzi consentirà una volta realizzato, di portare gran parte delle acque meteoriche in condizioni di pioggia, quindi sul Metauro, e sgravare quindi due scolmatori che attualmente scaricano in via del Bersaglio e via Ruggeri. L'appalto adesso è in mano alla società consorella Aset Holding, che ha affidato la progettazione definitiva, e presumibilmente entro quest'anno pubblicherà l'appalto per i lavori. Ovviamente state raccogliendo anche tutti i suppelletti danneggiati dell'acqua, e ci sono anche dei mezzi invece che stanno lavorando sulle spiagge? Sì, abbiamo un paio di mezzi, un camion e un trattore che stanno operando sulle spiagge, stanno raccogliendo legni, materiale vario, cercando anche di differenziare, perché diciamo, i tronchi più grandi, più importanti, li portiamo a riciclaggio. Allo stesso tempo abbiamo degli operatori con mezzo che stanno rispondendo alle segnalazioni degli utenti per rimuovere immobili e materiale ammalorato dentro casa. Inoltre stanno continuando la raccolta dei suppellettili rovinati dall'acqua e lo sgombro dei tronchi, rami, detriti e materiale vario presente sulle spiagge. Oltre agli interventi illustrati, poi il sindaco si è impegnato a riconvocare nuovi incontri per aggiornare sul proseguimento dei lavori.